ADN Cronos. Aggiungi contatto. Il podcast di ADN Cronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno da Carlo Intini. Oggi è lunedì 11 marzo. Il contatto che consigliamo di aggiungere è Akira Toriyama. Ha creato un universo di fantasia dentro il quale si sono tuffati milioni di ragazzi. Il mondo dei manga e anime giapponesi perde uno dei mangaka, i maestri del fumetto, più prolifici e di successo degli ultimi 50 anni, Akira Toriyama. Dalla penna e dal genio di Toriyama, scomparso all'età di 68 anni, sono nati personaggi cult per chi era bambino negli anni 80, dalla commedia demenziale del Dottor Slump e Arale a Dragon Ball. Un successo planetario che dal fumetto ha generato cartoni animati, passando poi al grande schermo e diventando anche un videogioco. Come tutti gli artisti, Toriyama ha disegnato innanzitutto per sé. Come diceva Mark Twain, il segreto del successo nella vita è fare della tua vocazione il tuo divertimento. Una massima che il fumettista nipponico ha sposato appieno, come raccontava lui stesso in un'intervista del 2013. Tutto questo successo, tutto quello che è accaduto, per me è una sorta di miracolo. Non mi sono mai preoccupato di lanciare un messaggio. Con Dragon Ball, ad esempio, tutto ciò che volevo era far felici i ragazzi del Giappone. Il salto nel mondo dei manga arriva grazie ad un concorso per dilettanti indetto dalla rivista Weekly Shonen Jump, che gli permette di conoscere Kazuhiko Torishima, che più avanti diventerà il suo editore. Nel 78 il primo fumetto, Wonder Island. Nel 1980 arriva la notorietà grazie ad un buffo personaggio, Dr. Slump, uno scienziato goffo e impacciato, vittima di Arale, la ragazzina androide da lui creata, che lo mette continuamente in situazioni imbarazzanti con gli abitanti del villaggio pinguino. La serie arriverà a contare 18 volumi. Nel 1984 nasce Dragon Ball, il suo più grande successo. L'idea, affermava Toriyama, è partita da un classico della letteratura cinese, Il viaggio in Occidente, e dai film di Jackie Chan. Il protagonista, Goku, è un giovane apprendista di arti marziali, con la coda di scimmia dalla forza smisurata, alla ricerca di 7 sfere magiche che evocheranno un drago mistico. Serializzato in 519 capitoli, il fumetto ha venduto 150 milioni di copie in Giappone, dando vita ad un franchising di successo che include, oltre ai fumetti, adattamenti televisivi, oltre 20 film diversi e una vasta gamma di videogiochi, tra cui Dragon Quest e Chrono Trigger. Personaggio eclettico e anticonvenzionale, nel 2005 trasforma la sua passione per i motori in un'auto elettrica lanciata dalla nipponica CQ Motors. Negli anni successivi ha lavorato al franchising di Dragon Ball con diversi adattamenti cinematografici. Riservato fino alla fine, la parte estroversa del suo io era rappresentata dai personaggi che il tratto della sua penna disegnava. Per volontà della famiglia, la notizia della scomparsa di Toriyama è stata data solo dopo i funerali. Nelle prossime settimane uscirà un nuovo videogame, un RPG, un gioco di ruolo d'azione basato sull'omonimo manga del maestro giapponese. Aggiungi contatto. Il podcast di ADN Cronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast, iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adncronos.com.